Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi, visto che quasi tutti siamo pronti per partire per le vacanze, volevo mostrarvi cosa porto in viaggio con me sia per quanto riguarda la skincare che per quanto riguarda il make-up. Cercherò di essere essenziale, ossia pochi prodotti, perché diciamoci la verità, quando siamo in vacanza il tempo che poi dedichiamo al make-up è davvero poco. Ma come al solito, prima di iniziare, se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di cliccare sul tasto iscriviti qui in basso e attivate anche la campanellina per essere sempre avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Allora, il mio beauty quando vado in viaggio è di solito quasi sempre doppio, nel senso che uno è dedicato alla skincare e uno al makeup. Ovviamente al di fuori di questi due beauty, quando vado in vacanza porto sempre una bustina a parte dove metto i miei solari, perché quasi sempre le mie vacanze sono al mare, ma anche se andate in montagna non dimenticate mai di proteggere la vostra pelle dal sole. E dal momento che vi ho parlato di solari, voglio mostrarvi quelli che ho scelto per questa estate. Per quanto riguarda il corpo, utilizzerò questo olio secco di Apivita che ha una protezione solare 30. In realtà l'ho già iniziato ad utilizzare qualche volta che sono andata in piscina, per questo sono leggermente abbronzata, e mi piace molto il suo finish perché, nonostante è un olio, il tocco appunto è secco e non unto, e ha all'interno anche un attivatore dell'abbronzatura che funziona benissimo. Sicuramente la mia carnagione non ha difficoltà ad abbronzarsi, ma una piccola mano non fa mai male. Per quanto riguarda invece il viso, utilizzo una protezione più alta, una protezione 50, sempre di Apivita. Questa crema me l'avete vista utilizzare anche in altri video, e la protezione solare da un po' di tempo a questa parte la utilizzo tutto l'anno e mi sto trovando molto bene con questa. Per quanto riguarda sempre il viso, non dimentichiamoci delle labbra, perché le labbra hanno una pelle molto sottile, sensibile e delicata, e quindi quando vado al mare porto sempre con me uno stick come questo. Ad esempio io adesso utilizzerò questo di Uriage, ha una protezione 30 e non lascia quella solita patina bianca degli stick con la protezione solare, ed è anche molto emolliente. Come crema dopo sole, sia per tutto il corpo ma anche per il viso, è immancabile la mia Rapid Bronze. Questa anche ve l'ho fatta vedere in diverse salse, e magari qui in alto vi lascerò la scheda del video dove ve ne parlo un po' più nel dettaglio per chi non la conoscesse, ma nella mia body routine estiva non può mai mancare, anche perché mi aiuta a prolungare l'abbronzatura. Ok, chiusa parentesi solari, passiamo alla skincare. Quindi in questa pochette andrò a mettere tutti i prodotti che utilizzerò per la mia skincare quotidiana. Ovviamente non può mai mancare la mia fascia per i capelli quando faccio la skincare, e anche questi pannetti in cotone o microfibra che sono utilissimi per andare a rimuovere i prodotti della detersione e le maschere. Quindi, partendo proprio dalla detersione, come detergente utilizzerò questa mousse cremosa di Apivita insieme a questa spugna. Vado a bagnarla bene, la strizzo e poi metto due pump di prodotto e la vado a massaggiare su tutto il viso in modo delicato, sia al mattino che alla sera, ed è anche utile per rimuovere i residui di make up, quindi la utilizzo anche come struccante. Come crema viso porterò sempre di Apivita questa crema della linea Wine Elixir. È una crema con una texture molto leggera che si assorbe facilmente ed è ricchissima di antiossidanti, e l'andrò ad applicare sia al mattino che alla sera. Per andare a ridurre un po' l'ingombro, perché comunque non è una pochette molto grande, di solito porto con me dei campioncini per quanto riguarda contorno occhi, sieri viso e diciamo i trattamenti complementari, perché al mattino quando vado al mare faccio la mia detersione, metto la crema e poi poco prima di andare in spiaggia applico la protezione solare e stop. E quindi tutti i trattamenti complementari li riservo alla sera, quindi pochi campioncini possono bastarmi, e può essere anche un'idea per voi per non portare via troppi prodotti. A proposito
proposito di trattamenti complementari, non possono mancare nel mio beauty da viaggio per le vacanze le maschere viso di Apivita. Anche queste qui le avete viste tantissime volte nei miei video di skincare e adesso porterò con me questa al cocomero, all'aloe, qualcuna magari anche un po' rivitalizzante e illuminante, perché faranno parte della mia skincare dopo sole. Infatti, dopo che ritorno dal mare, intanto che preparo tutte le cose per fare la doccia ai bambini, i miei vestiti, risciacquo il viso, applico uno strato abbondante di maschera e la lascio in posa anche 20 minuti, giusto il tempo appunto di preparare il tutto, e quando entro in doccia la vado a risciacquare e la mia pelle mi ringrazia, perché è davvero molto importante dare un'idratazione extra, soprattutto dopo che abbiamo passato una lunga giornata al mare. Bene, in ultimo passiamo al beauty del make-up, partendo dal fondotinta. Come fondotinta porterò con me questo di Kiko della collezione estiva Dolce Diva, che avevo acquistato appunto l'anno scorso, ed infatti adesso che ho iniziato a prendere un po' di colore l'ho utilizzato e ho fatto anche il buco al centro, e siccome che ha un PAO di 12 mesi per questa estate, quindi lo terminerò e lo metterò via. Questo è un fondotinta molto versatile, perché posso utilizzarlo sia come fondotinta vero e proprio, prelevandolo con la spugnetta e applicandolo così sul viso per una coprenza maggiore, ma anche come cipria, andandolo però a prelevare con un pennello, e lo utilizzo per andare a settare la zona T, che è un po' il mio punto debole in estate. Come correttore invece porterò questa combinazione che mi avete visto utilizzare nel video dove ho realizzato un make-up leggero proprio pensato per l'estate, quindi il cancella età di Maybelline, che avevo scelto nella colorazione sbagliata ma alla fine adesso va bene come fondotinta, e poi i long stay di Astra, che ho in due colorazioni per andare un po' a illuminare i punti del viso quando voglio realizzare una base più leggera ma cremosa. Invece per quanto riguarda blush e illuminante, anche questi li ho utilizzati nel video che vi dicevo prima, e vi sto parlando dello stick di Neve Cosmetics e il Seglow di Astra, che mi piace molto applicato anche sul décolleté per andare ad illuminare questo punto quando magari metto qualche vestito un po' più scollato. Per quanto riguarda invece la terra, dal momento che ha un pack molto compatto, porterò questa di Eufydra, che ho utilizzato ultimamente e mi piace sia come bronzer ma anche utile per andare a realizzare un contouring del viso leggero e naturale. Per le sopracciglia utilizzerò sicuramente la Micro Brow Pencil di Astra, perché è molto pratica. Poi vi indicherò in descrizione comunque tutte le colorazioni dei prodotti che vi sto menzionando. E rimanendo sempre in tema occhi, per quanto riguarda gli ombretti, che non possono mai mancare nel mio make-up, come palette di ombretti universale, versatile, compatta, porterò via questa di Charlotte Tilbury, che mi permette di realizzare dei look semplici ma anche sofisticati, e all'interno ha tutto, degli ombretti dai toni neutro caldi sia opachi che luminosi, mentre quando voglio realizzare dei look con i toni un po' più corallo utilizzerò il quad di ombretti della collezione Dolce Diva di Kiko dell'anno scorso. E quindi queste due palette sono molto compatte e pratiche da portare via. Per quanto riguarda le matite occhi, porterò qualche matitone sempre di Eufydra, qualche matita occhi, perché sono waterproof, quindi molto resistenti, e a volte li utilizzo non solo come matita ma anche come ombretto oppure come base degli ombretti per avere una resistenza e una durata maggiore. Infine, per gli occhi, il mascara che avete già visto in diversi video sarà l'Insta Volume di Astra, perché l'ho aperto, quindi lo voglio terminare, e poi a settembre con le nuove uscite ne acquisterò di nuovi. Però intanto questo qua mi sta dando molta soddisfazione, perché riesce a separare bene le ciglia, le allunga notevolmente e le
l'effetto volumizzante in effetti non lo vedo molto sulle mie ciglia, ma comunque adesso è il mascara che porterò con me in vacanza. In ultimo, le labbra. Nei miei make-up estivi il rossetto è una cosa che non può mai mancare. Infatti con l'abbronzatura mi piace truccare le labbra e quindi porto via diversi rossetti anche per cambiare un po' il look. Sicuramente è molto importante portare con me delle tinte labbra, specialmente se voglio realizzare dei trucchi che resistano un po' di più quando fa caldo. Ne porterò una un po' più sul rosso e una sui toni del fucsia. Invece dai toni neutri utilizzerò sicuramente questa della collezione estiva Dolce Diva, che è un nude rosato. Come rossetto classico che non può mai mancare nel beauty, questo di Charlotte Tilbury, che io ho nella colorazione Super You. Anche questo qui è un nude molto soft, delicato, che si adatta a diversi look. Sempre in tema di rossetti convenzionali utilizzerò anche questi di Ophidra, uno nella colorazione rossa, che mi avete visto utilizzare anche questo in uno degli ultimi video, e poi uno un po' più neutro dai toni nude, che ha dei toni pescati. Ed infine, sempre come prodotto labbra, utilizzerò molto, ne sono certa, il lip stilo di Astra della nuova collezione estiva, soprattutto quando andrò a realizzare magari dei look dai toni corallo con questa palette di Kiko. Infatti dello stilo io ho scelto la colorazione 03, che appunto ha un tono corallo molto delicato ed inoltre lascia le labbra molto idratate e lucide. In ultimo, per le labbra non può mai mancare il lip plumper di Astra, che utilizzo sia come preparatore per le labbra ma anche per dare quel tocco lucido, quindi come gloss dopo aver messo il rossetto. Bene, fatemi sapere nei commenti qui sotto anche voi cosa portate nei vostri beauty da viaggio quando andrete in vacanza. A me non resta che salutarvi, augurarvi una buona estate, fate tante cose belle e divertitevi se potete, e noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!